Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Le Fonti TV. Oggi parliamo del whistleblowing, un argomento che è stato ampiamente trattato in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Lo facciamo con Alessandro Paone, la Blow, e poi ancora con Monica Lucci, direttore delle risorse umane di Milano Ristorazione. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Allora, partiamo intanto, che cosa si nasconde dietro questa pronuncia? Facciamo un piccolo avvocato Paone dietro questa parola inglese. Molto spesso quando si vuole introdurre qualche argomento in inglese qualcuno dice malignamente che lo si fa per confondere le acque. Allora ripetiamo un attimino che cosa teniamo per questa roba e poi entriamo nel vivo dell'argomento. Allora, quando parliamo di whistleblowing parliamo in sostanza di un impianto normativo che l'ordinamento italiano ha recepito dalle vecchie prassi, o meglio dalle prassi più evolute dei paesi anglosassoni, che mira a tutelare tutta quella forza lavoro che ha la volontà di denunciare alcuni comportamenti per atti illeciti da parte dei datori di lavoro. Qual è il fine della tutela del whistleblower, cioè il soggetto che denuncia? È di fare in modo che la denuncia non sia in realtà una motivazione da parte delle aziende per espellere dall'organizzazione i dipendenti denuncianti. E quindi si introducono delle norme chiaramente protettive. Questo è il senso. Dove inizia il whistleblowing e dove finisce la delazione, diciamo? Bella domanda. Questa è la risposta a cui forse l'ordinamento ha incespicato un po' di più, perché in realtà nel cercare di proteggere la delazione e la denuncia si è introdotta una strumentazione, come vedremo poi nel corso dell'intervento di oggi, forse un po' troppo pesante, tale per cui il denunciante è più protetto del denunciato nell'ambito di quello che è il rivolgere una denuncia nei confronti del datore di lavoro. La delazione è punita, perché nel caso in cui vi fosse una delazione che ad oggetto un fatto inesistente, a quel punto non troverebbero applicazione le tutele nei confronti del whistleblower. Poi è chiaro, si introduce sicuramente quello che è una agevolazione per le denunce interne, però il fine della norma è quello di proteggere il soggetto che denuncia nell'organizzazione lavorativa, una condotta che deve ovviamente essere illecita. Quindi la norma non si preoccupa di favorire la delazione, ma di proteggere i lavoratori che decidono di denunciare un comportamento che però deve essere illecito. Va bene. Allora, parliamo invece di un altro argomento, quello della privacy. Intanto Milano Ristorazione con la privacy sembra che... Perché è un argomento così stringente? Diciamo? Perché Milano Ristorazione... Ricordiamo intanto che fa Milano Ristorazione, Milano vi conoscono tutti, però magari il resto d'Italia e in parte qualche paese d'Europa che ci guarda non conosce Milano Ristorazione. Sì, Milano Ristorazione è la società 100% partecipata del Comune di Milano che si occupa appunto della refezione scolastica per conto del Comune di Milano. È una società in questo senso abbastanza unica nel suo genere, perché in generale i comuni appaltano questo tipo di servizio. Noi ci piace definirci il più grande ristorante d'Italia, perché noi prepariamo 80.000 pasti al giorno per i bambini di Milano, e non solo per i bambini, in quanto gestiamo anche la RSA e qualche altra struttura sempre del Comune di Milano. E quindi come azienda, come tutte le aziende italiane, c'entriamo con la privacy in quanto trattiamo dati, e non solo quindi dati dei dipendenti come fanno tutte le aziende, ma anche i dati di tutti gli utenti, e per questo entriamo anche noi in questo... Ci sono gli alunni delle scuole. Esatto. Gli alunni delle scuole, ma anche quelli in generale della famiglia, perché poi abbiamo tutto il nucleo familiare e spesso anche il reddito. Sono dati sensibili, direi. Cosiddetti prima, adesso particolari, ma non cambia la parola, non cambia il senso. Ecco, e poi tra l'altro una mole enorme di dati. Come se avete un dipartimento, come siete strutturati, organizzati? No, allora noi in realtà c'è un titolare che è ovviamente la società nella persona dell'amministratore unico, e poi ogni responsabile di funzione o direttore appunto di reparto è incaricato per il trattamento dei dati di sua competenza, il trattamento che viene fatto nel rispetto dal 25 maggio scorso di una mappatura che è stata fatta e di un trattamento che, a differenza di quello che veniva fatto prima, è dichiarato, ma anche nel tempo di conservazione. E questa, per esempio, è un'informazione che prima non c'era, cioè quanto tempo vengono tenuti in azienda quei dati e che tipo di conservazione se ne fa. Va bene, allora, privacy e whistleblowing impattano, sono due argomenti che vanno su binari separati, oppure l'uno deve tenere in considerazione il primo, deve tenere in considerazione il secondo deve tenere in considerazione il primo. Parliamo di due impianti normativi che sono l'uno completamente autonomo dall'altro. È chiaro che però nella vita dell'azienda si incontrano. In realtà
l'impatto più grande che ha avuto il GDPR, ovvero il nuovo regolamento europeo, lo ricavo se solo dalla risposta della dottoressa Lucci, che era il fine di quella norma, no? È l'accountability, ovvero la responsabilizzazione di chi quei dati li tratta. Che cosa succede? Che se fino a ieri in azienda, lo confermerà, il tema privacy era un tema che era lì, se ne occupava il tecnico, oggi siamo resi conto che qualunque argomento che ha un impatto giuridico io devo guardare a 360 gradi, per cui il whistleblower e il canale whistleblowing, che ha un canale di denuncia secondo le norme che deve essere autonomo, prima andava per una sua via, ad oggi non posso esimermi dal coordinare la struttura tecnologica e tecnica di quel canale alla luce delle norme in materia di privacy. E quindi vuol dire che devo dichiarare come tratto il dato, quanto e in che modo quel dato viene trattato, nei confronti di chi poi ovviamente quel dato è accessibile, fermo restando che il principio più importante, la norma sul whistleblowing, lo conosciamo tutti, è la riservatezza. Se io denuncio, devo poter godere della riservatezza di ciò che ho detto, io come persona fisica, a meno che nel procedimento disciplinare che potrebbe seguire vi è l'obbligo di, meglio, l'opportunità e la necessità di rendere pubblico quel dato, questo nel mondo delle dipendenti società in controllo pubblico come la vostra per l'appunto, e a quel punto il dipendente deve rilasciare il proprio consenso. Quindi parliamo di due fonti normative autonome e indipendenti che inevitabilmente non possono l'una ignorare l'esistenza dell'altra. Va bene, per implementare la normativa, abbiamo detto invece sulla privacy c'è il responsabile, ci sono dei dati che afferiscono, sul whistleblowing come si gestisce, perché poi a chi arriva la denuncia, come la deve trattare, e vi sono arrivati casi di questo tipo, ci sono esempi già pratici, oppure diciamo così il legislatore ha fatto più marketing legislativo che casi pratici, poi ce ne sono pochissimi. Ma poi l'avvocato darà più il punto di vista, diciamo, legale. Io do più il punto di vista mio come persona di azienda e come responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza, quale sono in azienda, oltre che direttore risorse umane. Noi, in quanto appunto società in controllo pubblico, eravamo già soggetti alla legge 190 che parlava del whistleblowing, e quindi abbiamo già una piattaforma whistleblowing e abbiamo una policy già dal 2017. E devo dire che da quando è entrata in vigore la legge sul whistleblower in realtà non mi sono arrivate segnalazioni, né ne sono arrivate più in azienda, quindi forse è stato, come dire, una fonte di scoraggiamento della segnalazione, e quindi in questo senso, oppure perché insomma oggi è più, bisogna farsi qualche domanda in più, perché appunto, come ha detto l'avvocato Paone, poi se si entra nella delazione ci si assume il rischio di quello che si è fatto. Io però adesso devo essere molto televisivo e poco legal, diciamo, come atteggiamento. E volete conoscere i peccati allora? Sì, a parte che volevo conoscere questa cosa, però le voglio ancora caricare di più l'argomento, perché quando si va nella metro, noi fortunatamente a Milano utilizziamo moltissimi mezzi pubblici, quindi si va nella metro, si va nei locali, si parla, si vede con passione la gente che parla della propria azienda, no? Quasi in maniera totalizzante, come se non avesse anche altri, parla della propria azienda, e soprattutto, non so se vi è capitato anche a voi, si guarda, tutti sono amministratori delegati, tutti sono manager, tutti sono responsabili delle risorse umane, così come in Italia tutti sono allenatori, cioè con una certa disinvoltura, uno sente dire no, ma secondo me lì quella persona deve fare quello, deve fare quell'altro, non è giusto, ovviamente mai assumendosi le proprie responsabilità. Ho fatto questa, diciamo così, a prefazione di carattere televisivo per arrivare al dunque, cioè dove inizia anche in questo caso il whistleblowing e dove finisce il diritto di critica, il diritto di fare osservazioni, il diritto di sentirsi, ahimè, tutti responsabili del personale, addirittura ancora di più amministratori delegati, saper gestire. Sulla finanza nessuno si va di solito in terreno scivoloso, difficile che uno dica no, io avrei preferito quella forma di finanziamento o l'altro, però ahimè devo dire alla dottoressa Lucci che molti si sentono direttore del personale. No, assolutamente, è d'accordo. Proprio come il commissario tecnico, in Italia sono tutti commissari tecnici, tutti e direttore sono, di risorse umane. E anche qui però la risposta in realtà la ricaviamo dalla norma, perché se noi siamo un popolo di simpatici delatori, nel senso che se si apre una porta a quel punto entriamo in un milione di noi, poi scopriamo che in realtà la norma ci dà un perimetro nel quale ci possiamo muovere. Quando si dice fatto illecito, è all'interno di quel perimetro. Io non sono un estimatore del testo normativo, ne sposo in pieno la ratio, la ragione per cui la norma è stata introdotta, però da buon allenatore anche io considero forse quella norma perfettibile. Perché dico questo? Perché in realtà abbraccia due mondi diversi, il mondo del pubblico e il mondo del privato.
Lo hanno fatto però con due modalità completamente diverse. Volevano qualcosa di più di impatto. Siamo andati sulla stessa linea interpretativa della Madia. Si ricorda il caso, gli interventi per punire il dipendente, l'assenteista, il falso presente, dove abbiamo introdotto delle maglie molto stringenti per cercare di colpirli. È successo lo stesso con il whistleblower. Il fatto illecito e basta. Capirà che il fatto illecito può essere una qualunque attività. Nel mondo del privato invece ci limitiamo ai fatti illeciti, ma nel mondo del decreto legislativo 231, ovvero tutte le fattispecie che costituiscono reato secondo quell'impianto normativo, e si parla di circostanze di fatto precise e concordanti. Per cui nella delazione non bisogna abbandonarsi a un diritto di critica. La critica è legittima, però non devono essere rappresentate opinioni, ma fatti che siano attinenti a una descrizione di un fatto illecito. Se quel fatto illecito c'è, ma è diffuso in un diritto di critica, la norma perde completamente valore. Allora sì, con quel mondo di allenatori la chiacchiera da bar diventa poi uno strumento per proteggere il dipendente e impedire all'azienda di poter agire nei confronti di questi soggetti. Posso, bene, posso, sì, prego, prego. Una cosa, per dire anche quanto questo GDPR complichi la vita nelle aziende. Ieri è morta la mamma di una collega e questa mattina più di una persona è venuta a chiedere l'indirizzo per poter mandare telegrammi. Beh, io non ho potuto fornire l'indirizzo ai miei colleghi. Questo è l'impatto pratico della... Però lo voleva fare informalmente, no. Non esiste. Va bene, allora no, i canali di denuncia, sì. Cioè quali sono formalmente? Per esempio, si è molto discusso la posta elettronica, basta la mail... È sufficiente una mail? Devo farmi un profilo? Devo metterci nome e cognome? Ma allora, il canale di denuncia, la norma non si preoccupa di dirci quale deve essere il canale di denuncia. La norma ci dice che è obbligatorio a prestare quella che è una struttura efficace per svolgere la denuncia, la segnalazione. Nel pubblico occorre verificare le linee guida che poi l'ANAC dovrà aggiornare, perché le ultime sono quelle del 2015, e quindi sulla base di quelle linee guida verranno approntate dei processi e delle procedure. Nel privato invece si dice che dei canali devono essere attivati nell'ambito del modello 231, poi soccorre il buonsenso anche in qui. Se la fine della norma è quello di consentire la protezione e la riservatezza, ed io per la GDPR devo, come dire, costruire una struttura tecnologica che la riservatezza la garantisca e la protegge, allora a quel punto io devo preoccuparmi come azienda di implementare un sistema di processi mediante policy che mi aiuta affinché coloro che svolgono la segnalazione attraverso quel canale tecnologico e telematico siano protetti. La modalità in realtà non conta, voi che sia attraverso SMS piuttosto che mail, piuttosto che anche con una linea telefonica, l'importante è che sia garantita la riservatezza di colui che svolge la segnalazione. Questo è l'elemento più importante. Ecco, ma prego, prego. No, dico, se non c'è la riservatezza abbiamo un problema anche di carattere sanzionatorio, perché non ci dimentichiamo che il legislatore, per convincere un italiano a rispettare la norma, lo sanziona. Economica gli tocca il portafoglio in modo anche molto evidente. Sì. Va bene, allora questo perché non c'è un livello di civiltà tale per rispettare le regole. Entriamo in un la mondo filosofia d'onore. Del diritto. Esatto. Va bene. Ecco, però la sensazione si ha, questo anche dai casi pratici che magari si possono presentare o potenzialmente si sono presentati o si presenteranno, cioè non è che inizio, intraprendo questa strada, poi vado a finire nei guai per altre vie, cioè come posso essere tutelato? Cioè, quali sono i rischi a cui vado in corso? Supponiamo che faccio questa denuncia, poi la denuncia e invece si ritiene evaso, cioè non è priva di fondamento. Che succede? Che Ma mi succede? Questo sicuramente l'avvocato Pavone sarà sì. Più bravo di me a rispondere. Si incorre appunto in tutto quello che è l'aver delazionato rispetto a una persona che è penale. Quasi al limite della diffamazione. Sì. Quindi bisogna avere molto, diciamo, possiamo dire in televisione che prima di intraprendere uno strumento del genere, insomma, bisogna fare una riflessione abbastanza attenta, avere Nella nostra policy sono indicati tutti i vari canali per fare le segnalazioni, quindi dall'ufficio procedimenti disciplinari all'ODV, al responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza, ma in fondo comunque c'è scritto appunto che la persona che fa la segnalazione deve comunque essere ben sicura di ciò che segnala, perché sennò si assume la responsabilità del fatto di aver denunciato un collega e che questo non sia vero. Quindi è un argomento, insomma, che una certa così, di maneggiare con cura, diciamo, come essere una cautela. Sì, perché poi in realtà anche qui
la risposta è nello spirito della legge. Il bene giuridico che la norma protegge è l'azienda o l'ente pubblico, no? Oltre che il dipendente. Al dipendente offre una garanzia che qualunque azione disciplinare o licenziamento è discriminatoria, ritorsiva, e pertanto il provvedimento giuridico è nullo. Però il bene protetto è l'azienda. Se un dipendente ha a cuore l'azienda e vuole proteggere l'integrità, l'interesse è svolgere una segnalazione che sia assolutamente asciutta. Priva, quello che mi sento di dire ai dipendenti che volessero fare una segnalazione è di evitare accuratamente di scadere in quello che è l'esercizio di un diritto di critica colorito o di abbandonarsi un po' al gossip aziendale, alla radioscarpa. Ci deve essere un accertamento di fatto, meglio ancora se appreso direttamente. Altrimenti il paradosso qual è? Che il dipendente, per proteggersi da aver sentito un intervento del datore di lavoro nei suoi confronti, decide, siccome la norma non dice nulla sui tempi, di tirare fuori un qualcosa vecchio di 2 anni, lo denuncia e si porta a casa una protezione contro un qualunque provvedimento. Il problema grande è la presunzione di nullità del datore di lavoro. Quindi, ecco, Milano Osservazione, dicevamo prima che è un'azienda SPA, quindi con una forma giuridica privata, però il soggetto economico è pubblico, quindi è un'azienda che deve rispettare tutte le norme del pubblico. Chiunque di noi ha letto o ha visto i dibattiti parlamentari in formazione di questa legge, sicuramente la questione della corruzione, che alcuni dicono che ha numeri stratosferici, io poi diffido, se ci sono questi numeri qualcuno conosce evidentemente questi reati, evidentemente fanno dei modelli, delle proiezioni, cioè se ci sono tot soggetti pubblici che hanno problemi di corruzione del 10%, se faccio il totale può darsi che arriva... Lei parla delle graduatorie, quelle rispetto ai paesi più corrotti? Sì, no, in generale, ma questa roba qui riesce a risolvere uno strumento in più per la lotta alla corruzione? O è una tutela in più che ha il lavoratore sotto forma di giustizia sociale, tra virgolette? Cioè il bene giuridico che stiamo proteggendo effettivamente qual è? Allora guardi, questo è uno strumento che come molti altri ha due possibilità, è un po' come il coltello, lei lo può utilizzare o per mangiare la pietanza o per uccidere qualcuno. E questo è lo stesso identico paragone, cioè può essere uno strumento efficace se usato in maniera corretta, asciutta, come ha detto l'avvocato Paone, oppure può essere uno strumento di delazione che può anche ritorcersi al termine degli accertamenti contro la persona che ha fatto la segnalazione. Quindi è uno strumento che magari nasce anche con una ponderazione positiva. Forse il tempo ci dirà poi, e quindi anche le statistiche che seguiranno all'entrata in vigore della legge e dello strumento ci diranno poi veramente se questa positività sarà vera o meno, insomma. Va bene, allora abbiamo visto appunto il soggetto giuridico, soggetto economico pubblico, ecco, questa è la definizione corretta. Non potevamo circoscriverla al pubblico e al privato, lo lasciavamo fuori, anche perché questi poi sono costi aggiuntivi. Capisco se c'è le finanze pubbliche, tutelare il bene finanze pubbliche, ok, però molto spesso le aziende private non è un ulteriore aggravio per loro, o c'era la necessità dell'applicazione di questa norma anche al settore privato? Ecco. Ma sicuramente c'era la necessità di estendere anche al settore privato, forse non nella modalità in cui è stata fatta, perché in realtà dobbiamo tornare anche qui all'articolo 18, perché la norma in materia di licenziamenti già pronta le tutele nel caso di licenziamento ritorsivo, un provvedimento discriminatorio, e sicuramente se un lavoratore denuncia una condotta illecita e poi come risposta all'azienda, anziché una stretta di mano che hai fatto il tuo dovere, ti trovi tra le mani una lettera di licenziamento, il licenziamento è ritorsivo e il dipendente torna a bordo. In questo caso però le tutele sono state ampliate, perché non per forza un dipendente è licenziato, la ritorsività si può mostrare e manifestare in tutta un'altra serie di provvedimenti, il demansionamento, il blocco della carriera, l'isolamento, non ti riconosco più un incremento retributivo. Ecco, questa norma mira a proteggere proprio queste fattispecie. Ovviamente però il perimetro nel privato è estremamente ridotto rispetto al pubblico, perché lo ribadisco, la condotta illecita attiene esclusivamente a tutte quelle fattispecie di reato che rientrano nel decreto legislativo 231. Viceversa, nel pubblico la maglia è molto più ampia. Ma perché è così? Perché in realtà nel pubblico c'è un ragionamento che il legislatore fa da anni, che è quello di introdurre delle maglie che nascono da
un vizio iniziale. Tanti anni fa si disse che si voleva privatizzare il lavoro pubblico per renderlo più veloce, più pulito, per garantire maggiore rapidità. Dopo 20 anni ci siamo resi conti che quell'approccio iniziale fu una, come dire, un voto di fiducia mal riposta, e quindi siamo arrivati al paradosso questo tale per cui non sa molto di natura privatistica, ma molto di natura pubblicistica. Tant'è vero che interviene sul decreto legislativo 165 del sì. 2001, che è il testo unico del pubblico impiego. Però sì, oggi il paradosso è che nel mondo di Milano Ristorazione si è pubblicizzato il lavoro privato, perché poi non c'è un controllo pubblico, che hanno ancora le regole del rapporto di lavoro privato, ma sono continuamente tagliate in modo trasversale da principi puramente amministrativi di diritto pubblico. Questo ha un impatto anche sui modelli organizzativi delle aziende, quindi bisogna stravolgere tutta l'organizzazione in un certo qual modo, e rende certo. Anche più rigida, perché poi se ci sono delle responsabilità uno non può dire ma di chi è la colpa, cioè vediamo, verifichiamo, cioè deve avere una struttura rigida, che però magari a seconda delle esigenze, cioè le aziende hanno necessità anche di cambiare i modelli organizzativi per cambiamenti, per regioni di carattere economico. Sicuramente i MOG vanno indubbiamente, gestione dei costi. I modelli organizzativi vanno, senza 3-1, i modelli di gestione vanno sicuramente aggiornati, è la norma che lo prevede, è obbligatorio che vengano previsti per le aziende che adottano il modello i canali di whistleblowing. In realtà poi la norma neanche finisce qua, perché quando si parla di imprese, di società pubbliche, l'obbligo, la norma lo estende in automatico anche nei confronti delle imprese che con le aziende pubbliche hanno pubblico in controllo pubblico, hanno un mero rapporto di fornitura. Un fornitore con 4-5 dipendenti è obbligato a subire integralmente le disposizioni in materia di whistleblowing, che comportano un aggravio gestionale enorme. Qual è la risposta? Io dopo un po' che ci ho ragionato mi sento di dire: perché non ricevere attraverso delle policy, delle modalità per regolamentare questo fenomeno anche nelle aziende che, pur non applicando il modello, però gestiscono il processo, perché può soccorrere in aiuto. Io le volevo fare due ultime domande, però non sono, ho il dubbio se farle prima una e poi l'altra, o prima l'altra e poi la prima, perché sono a incastro, quindi allora faccio prima la prima. Allora, questa norma è un passo, le prende atto, diciamo, alla luce della sua esperienza, ci interessa moltissimo quella che è la sua esperienza, e le prende atto, è un passo in avanti oppure è un'incombenza in più? Un'incombenza in più, che può essere un passo avanti. Sì, non vale. Di una democristianità, mi complimento. Allora devo fare un'altra domanda a questo punto, che è incastro rispetto alla precedente. Ne prendiamo atto che questa è la sua risposta. E cioè, molto spesso si dice, mi dispiace per l'avvocato che è presente, non si creano posti di lavoro per legge, cioè non è che io faccio un decreto e creo i posti di lavoro. I posti di lavoro arrivano se cresce l'economia, poi posso disciplinare, armonizzare, smussare, migliorare la crescita, però non è che per decreto legge io faccio posti di lavoro, a meno che non ho delle finanze pubbliche e posso gestire queste finanze pubbliche. La stessa cosa potrebbe essere sulla questione della corruzione o della reduzione, non è che io per, e questa è una domanda, però io la certezza non ce l'ho, e forse si fa questo dubbio anche da casa. Di solito i dubbi del conduttore sono di subito anche di coloro che sono da casa, o buona parte, e cioè la corruzione è un fatto etico, cioè nel senso che dobbiamo creare e quindi fare un meccanismo culturale, già dalle scuole dovremmo partire, a parte con gli alimenti, anche insegnando un'etica dell'onestà, e quindi è inutile che io faccio una legge dove punisco con l'ergastolo o con pene anche peggiori di quelli che sono sui sistemi giuridici, penso ai sistemi asiatici sulla corruzione, sono abbastanza pregnanti, oppure invece vale il modello asiatico, cioè sulla corruzione, e quindi anche questo strumento mi aiuta, cioè è un fatto etico, oppure per legge io posso limitare, io per legge posso limitare la corruzione? Ma allora, intanto il sistema della prevenzione della corruzione, almeno nelle società del tipo quale io faccio parte, in controllo pubblico o pubblico, diciamo, si prefiggono innanzitutto di monitorare, di mappare tutti i processi e di individuare quelle aree dove, proprio per il tipo di settore o di relazioni esterne e interne, si può verificare la corruzione. Dopodiché non è che si parte a fare una caccia alle streghe a tutti i costi, si cerca lì, in quelle aree più di altre, di mettere su dei sistemi di prevenzione e controllo che cerchino quanto più possibile di limitare gli effetti corruttivi. Poi è ovvio che secondo me, da direttore di risorse umane, io gli dico che ci sono delle competenze che o le possiedi o non le possiederai mai, cioè
E quindi l'etica è sicuramente una competenza, come definiamo noi, delle risorse umane, che o la possiede o la possiederai mai. E quindi minimamente, se uno poi si trova una persona che, diciamo, di attitudine è meno etico di altri, quello magari, se c'è una maglia larga, cercherà, potrà riuscire più di altri di averne un guadagno, però ripeto, non è una caccia alle streghe, è un sistema che mappa, mira a diciamo, instaurare dei sistemi di prevenzione e di limitazione di questi fenomeni, e poi, se si dovessero verificare, prende le misure dovute. Grazie per essere stati con noi, questo spero ci rivedremo, perché la materia del diritto del lavoro e della gestione del personale, con il cambio politico che c'è stato, forse sarà un'attività di cambiamenti sostanziali, le novità non mancheranno, quindi ci diamo appuntamento, arrivederci qui, magari analizzando anche gli effetti pian piano che si vedono su Whistleblow. Io lascio la linea alla rete per il resto della programmazione di Le Fonti TV.